cuore per la santificazione del sacerdozio cattolico. Bene, oggi abbiamo un tema molto interessante perché ci riguarda tutti. E il tema è sopra l'adorazione. Cos'è l'adorazione eucaristica? Come facciamo l'adorazione eucaristica? Io mi ricordo che anche come parroco, ogni volta che c'era un'adorazione, un'ora di adorazione, subito la prima cosa si diceva: che cosa facciamo? E allora un po' di canti, rosario, qualche lettura biblica, però oggi mi rendo conto che forse non facevamo proprio la vera adorazione eucaristica. Perché l'adorazione eucaristica si fa col cuore, non tanto con le parole. Ecco, allora voglio leggervi appunto questi messaggi che Gesù ha dato a questo monaco, e oggi si riferisce totalmente sulla adorazione eucaristica. Allora Gesù incomincia e dice: la pratica dell'adorazione non è difficile, ecco, non è un lavoro, non è un impegno, non è qualcosa che noi dobbiamo fare. Invece dice: l'adorazione è un dolce dimorare alla mia presenza. Ecco, prima definizione, un dolce dimorare. Quindi quando uno si riposa, quando uno si siede, guarda magari dal cima del monte tutta la natura, tutta la pianura, ecco, dimorare alla mia presenza però. Non è un dimorare così come un dormire, ma è un dimorare consapevoli della sua presenza, consapevoli che lui ci sta guardando, che lui ci sta di fronte. Quindi questo è la prima cosa, un dolce dimorare, ecco, prima definizione. Seconda, dice, è un riposare nello splendore del mio volto eucaristico. Ancora dice riposo, dimorare vuol dire fermarsi, sedersi, attendere. E poi dice riposare nello splendore del mio volto eucaristico. Questo è importante. Guardate, l'eucaristia, l'adorazione è luce. È una luce così forte, così bella. Io mi ricordo anni fa, quando andavamo a Medjugorje, e un giorno abbiamo parlato con Visca, e lei ci ha detto qualcosa di interessante. Diceva: quando noi entriamo in contatto con la Vergine, c'è una luce che non esiste su questa terra. Dice, è una luce quasi come una calamita, che ti attira, che ti avvolge. Ecco, questo è un po' qui quello che Gesù sta dicendo qui. Dice, riposare nello splendore del mio volto eucaristico. Ecco, il volto, guardate quante volte anche nei salmi, Gesù si dice, Signore, mostraci il tuo volto e saremo salvi. Quindi è bello. La seconda definizione, riposare nello splendore del mio volto eucaristico. Terzo, una vicinanza al mio cuore eucaristico. Ecco, questo è bello. Vicinanza al cuore di Gesù. Non vuol dire che dobbiamo sentire effusioni, sentimenti. No, no. Se è solamente una vicinanza, stare vicino al cuore eucaristico di Gesù. Bene, io penso che questa definizione è proprio meravigliosa, ci dice Gesù. Ve la ripeto di nuovo, dice, la pratica dell'adorazione non è difficile. Dice, è un dolce dimorare alla mia presenza. È riposare nello splendore del mio volto eucaristico. È una vicinanza al mio cuore eucaristico. Ecco, quindi vedete che qui non c'è nessuna parola, non c'è nessun discorso. Solamente dice dimorare, riposare e nello splendore e essere vicino al cuore eucaristico di Gesù. Poi lui continua e dice le parole, sebbene a volte utili, non sono necessarie. Ne sono necessari i pensieri. Qui stiamo
quasi quasi sulla mistica, perché dice le parole, anche se a volte sono utili, certe volte quando la nostra anima è arida, secca, che non si toglie, non si cava niente, ecco, allora dice anche le parole sono utili, però dice non sono necessarie. Anzi, dice, nemmeno i pensieri sono necessari. Ecco, allora voi sapete che la nostra preghiera deve muovere dalla ragione, dalle parole, dai pensieri, al cuore, alla contemplazione, si diceva una volta. Vuol dire proprio di essere presi, ammaliati, avvolti dalla presenza di Gesù. E basta. Non c'è bisogno di dire niente, non c'è bisogno di pensare a niente. Ecco, questa anticamente la chiamavamo la preghiera di contemplazione, perché dice non sono necessarie né le parole né i pensieri. Ecco. Bene, poi Gesù continua a spiegarci, dice ciò che cerco da chi mi adora in spirito e verità è un cuore infiammato d'amore. Non so se voi avete avuto l'esperienza a volte di trovarvi con amici molto cari e sentire la gioia solo di essere con loro, solo di essere alla loro presenza. Ecco, secondo me è una cosa molto, molto bella, molto grande. E questa gioia è la stessa quando noi ci mettiamo di fronte a Gesù Eucaristico e adoriamo. Cioè c'è questa gioia di poter stare insieme con Lui. E devo dire che quando uno incomincia a gustare questa gioia, cerca tutti i momenti per poter scappare in chiesa. Io mi ricordo anche nella parrocchia, vedevo certe persone, c'erano due vecchietti, che passavano ore e ore in chiesa e quasi ogni giorno. Così pure vedevo una mamma abbastanza giovane che si metteva di fronte all'Eucaristia e io l'avevo messa tutti i giorni esposto nell'altare e tanta gente veniva. Qualche volta, mentre io leggevo il mio breviario, sentivo dietro di me qualcuno singhiozzare, piangere. Ecco, questi sono i momenti intimi, profondi di adorazione. Quando uno non cerca niente, ma cerca solamente di stare vicino, stare alla presenza, con questo cuore infiammato d'amore. Ecco, questo è molto, molto bello questo esempio, perché ci dà un po' la gioia che gli angeli santi stanno godendo in cielo, già loro lo stanno godendo. Noi cerchiamo di avvicinarci a questa realtà così bella. Dice, continua, un cuore contento di stare alla mia presenza, silenzioso e fermo, impegnato solo nell'atto di amarmi e di ricevere il mio amore. Questo è proprio interessante. Dice, prima di tutto, sentire la gioia di essere alla sua presenza. Ecco, questo è il primo passo. Sentirsi contento quando posso andare in chiesa per una mezz'oretta. Vado volentieri perché mi sento contento, perché sento la gioia nel mio cuore. E poi dice, rimanere silenzioso e fermo. Cioè, silenzioso, dice, non devi dire niente. Devi solamente metterti di fronte a Lui. E poi fermo, cosa vuol dire? Bisogna anche fare un po' di sacrificio a non permettere alle nostre fantasie di correre di qua e di là. Molte volte quando uno si mette in fronte al Santissimo, subito il demonio ci butta addosso tutti i pensieri che sono passati, presenti, futuri. Ecco, allora noi a un certo punto dovremmo fare un certo atto di fermezza, essere fermo. Cioè essere lì, presente, stare lì, non andare in giro per il mondo, ecco. E dice, fermo, impegnato solo nell'atto di amarmi
e di ricevere il mio amore. Ecco, qui è importante. Guardate che nell'adorazione non siamo noi a dare l'amore. È Gesù che prima ci dà il suo amore. Poi naturalmente anche noi ci sentiamo quasi obbligati a rispondere, perché l'amore che riceviamo è così bello, così grande. Però prima di tutto è Lui che ci dà il suo amore. Ecco, questo è... Difatti poi dice Gesù, anche se questo non è difficile, è comunque il mio unico dono all'anima che lo chiede. Chiedi allora il dono dell'adorazione. Ecco, questo è molto importante. L'adorazione non è qualcosa che noi diamo a Dio, è il contrario. È il dono che Lui ci dà, della sua presenza, del suo amore, ecco, della sua gioia, della sua pace. Questi sono i doni che Gesù ci dà quando noi li chiediamo, perché dice qui, questo è comunque il mio unico dono all'anima che lo chiede. E poi lui ci dice, chiedi allora il dono dell'adorazione. Bene, bene. Vedete che l'adorazione è tutta un'altra cosa. Non è tanto tutte le preghiere che noi diciamo, ma è soprattutto la capacità di fermarsi, di riposarsi e di godere la presenza, lo splendore del suo volto. E poi, dice, mettersi disponibili a ricevere il suo amore. Bene, poi Gesù continua un altro aspetto, dice, l'adorazione è anche una preghiera austera, perché poggia solo sulla fede. Ecco, questo è interessante, eh? L'adorazione poggia sulla fede. Ci sono tanti altri tipi di preghiera, di adorazione, per esempio, c'è la preghiera di petizione, quando noi chiediamo le grazie e i favori. C'è la preghiera di sanazione, quando noi chiediamo di essere guariti. Guardate nel Vangelo, quasi sempre i miracoli vengono perché l'ammalato o i genitori degli ammalati chiedono di essere sanati. Quindi c'è la preghiera orale, c'è la preghiera comunitaria, eccetera. Quindi ci sono tanti modi di preghiera, però la preghiera di adorazione è pura fede. Cioè, lì noi non chiediamo niente, non diciamo niente, solamente siamo consapevoli sempre più fortemente della sua presenza. Ecco perché Gesù dice che è una preghiera austera, perché si fida e si fonda solamente nella fede. Della fede si leva la fiamma pura della speranza. Ecco, allora quando noi abbiamo questa certezza di essere di fronte a Gesù Eucaristico, c'è la speranza, ma la speranza no dei doni, ma la speranza di ricevere Lui, della unione profonda con Lui. Poi dalla fiamma della speranza accendo nell'anima una grande conflagrazione di carità. Ecco, ecco qui quindi la fede, essere molto consapevoli della sua presenza, vederlo quasi di fronte a noi, questo ci porta alla speranza di una unione intima, profonda con lui, e questo crea in noi uno scoppio, direi, una conflagrazione, dice lui qui, di carità, di un amore estremo, di un amore forte per lui. E dice, cioè, una comunicazione all'anima del fuoco che divampa dal mio cuore eucaristico. Ecco, allora, quando noi riceviamo questo grande fuoco di carità, di amore, ecco, allora noi possiamo quasi dire di essere alla presenza reale di Gesù. Quindi vedete che l'adorazione è molto più di solamente recitare il rosario di fronte al Santissimo. Certo che è buono, soprattutto quando non abbiamo nessuna voglia di passare un po' di tempo con Lui,
Però l'adorazione è molto, molto di più. Dice, ecco, questo momento di fede, di essere veramente alla sua presenza, che poi ci dà la speranza di una unione profonda con lui, e questa unione profonda con lui scoppia in una conflagrazione di carità. La carità è l'amore divino, quindi perché non è solamente carità verso i nostri fratelli, che è una cosa buonissima, però qui parla di una carità che è l'amore divino che riempie il nostro cuore umano. Bene, poi un altro passo. Gesù qui ci sta spiegando l'alta teologia mistica. Però è bello, vedete, che Gesù in poche parole ci fa capire tante cose che i santi hanno vissuto. E allora dice, continua Gesù, il fuoco dell'amore divino non distrugge ciò che ho creato, cioè l'anima fatta a mia immagine e somiglianza. Ecco, Gesù non ci toglie la nostra personalità. Gesù non distrugge niente di quello che abbiamo ottenuto nella nostra vita, sia dal punto di vista intellettuale come dal punto di vista affettivo. Ecco, è importante capire che Gesù non cancella niente della nostra personalità, rimaniamo noi stessi, come lui ci ha creati. Dice, perché dice, ho fatto l'anima a mia immagine e somiglianza. Quindi Gesù non nega ciò che lui ha fatto. Invece, sentite quello che fa, purifica invece quell'anima e brucia solo ciò che è incompatibile con la mia infinita santità e la purezza della mia essenza. Ecco, questo sì. Lui dice purifica l'anima, cioè la rende più chiara, più pulita, più trasparente. Secondo, brucia solo ciò che è incompatibile con la mia infinita santità. Questo è vero, perché se lui ci vuole unire a sé, lui deve bruciare, togliere quello che non può unirsi a sé. Per esempio i nostri piccoli vizi, i nostri egoismi. Ecco, questo sì, il Signore lo brucia. Perché? Queste cose non possono essere unite a Lui. E quindi se Lui vuole fare l'unione totale, completa di noi con Lui, deve togliere, pulire un po' le cose che non si possono unire a lui. Ecco, allora fatemi leggere di nuovo. Dice, Gesù purifica quell'anima e brucia solo ciò che è incompatibile con la mia infinita santità e con la purezza della mia essenza. Ricordiamo che lui è sempre Dio. E quindi noi come creature, creature mortali, creature peccatrici, dobbiamo sempre cercare di pulire più possibile e poi lui brucia quello che non può essere unito alla sua infinita santità e alla sua divina essenza. Ecco, questo è bello. L'anima però non è annientata. Ecco, in certo senso noi rimaniamo noi stessi. Anche quando ci sentiamo così uniti a Lui, noi non cambiamo la nostra natura, la nostra personalità, noi rimaniamo sempre noi stessi. L'anima rimane anche in mezzo alle fiamme purificatrici dell'amore divino, pienamente capace di credermi, di sperare e di amarmi. Cioè, noi usiamo ancora le nostre facoltà di conoscere, di amare e di sperare, cioè rimane sempre noi la nostra decisione di amare, di conoscere, di sperare nel Signore. Ecco, quindi certo lui riempie il nostro cuore del suo amore, però ci lascia umani, ci lascia così come lui ci ha creati. Ciò non vuol dire con i nostri peccati o con i nostri limiti, no, perché lui, anche lui brucia. Lui c'è quello che non si può unire a lui
aspetta che noi ci purifichiamo anche noi. Cioè, non possiamo dire, ah beh, dice, se io devo rimanere come sono, non cambio niente. No, no, noi dobbiamo cercare, come dice lui, di purificarci, cercare di bruciare quello che non è compatibile con la sua infinita santità. Dice, l'adorazione è una fornace, e questa è una parola interessante, è una fucina. Fatemi spiegare un po' questa parola. La fucina è dove l'artista liquefa l'oro o l'argento. O la fucina, anche per esempio, io vedevo quando andavo al Malio, c'era il fabbro ferraio, you know, che faceva differenti forme del ferro, però prima lo metteva dentro nel fuoco finché diventava rosso e poi lo batteva per ottenere certe immagini. Ecco, quella è la fucina. Quindi, sentite, l'adorazione, dice, è una fornace e una fucina. Ecco, proprio l'immagine esatta. Una fornace piena di fuoco, di calore, che ci rende malleabili, che ci rende come il ferro rosso. Così si può, in un certo senso, modellare. E poi una fucina, cioè il modo di cambiare e di trasformare, ecco, questa è la parola giusta, trasformarci. Ecco, qui, e lo ripete anche lui più avanti, dice, l'anima chiamata ad una vita di adorazione deve aspettarsi di patire l'intensità della fornace ardente. Wow! E il rimodellamento di tutto ciò che in lei si trasforma nella fucina della mia divina volontà. Queste sono parole forti, belle, profonde, ok? Allora dice, prima di tutto, dice, l'anima che è chiamata a una vita di adorazione. E qui vorrei fare un appello. Faccio una confidenza, io da quando mi sono ritirato, cioè 5-6 mesi fa, ho capito che questa è la mia vocazione, la mia nuova chiamata, cioè a diventare un adoratore. Non perché prima non lo fossi, però prima avevo tante altre attività. Adesso il Signore in certo senso mi ha chiamato in disparte, dice no, no, adesso io voglio che tu diventi mio adoratore. Ecco, io sono sicuro che anche tra di voi che mi state ascoltando, qualcuno sente questa chiamata di essere un adoratore, sia in chiesa come in casa. Però, ecco, cercare di entrare nell'adorazione, cercare di entrare in questo fuoco, in questa fornace. Lasciatemi ripetere questa ultima frase che mi sembra molto molto bella. Dice, prima di tutto, l'anima chiamata ad una vita di adorazione. Ecco qua, anche la mia d'ora in poi sarà una vita di adorazione. Deve aspettarsi di patire l'intensità della fornace ardente. Wow! Entrare nella fornace ardente del cuore di Gesù. Però è un patimento. Perché? Perché brucia. Brucia e riscalda. Poi dice, non solamente entrare nella fornace, ma, dice, rimodellare tutto ciò che in lei si trasforma nella fucina della mia divina volontà. La fucina, come vi ho spiegato prima, è quando uno viene rimodellato, viene cambiato. E come viene cambiato? Attraverso l'intensità della fucina della mia divina volontà. La mia divina volontà. Sono cose bellissime, eh? Sono cose che solamente Gesù ci può dare. Quindi vorrei ripetere ancora una volta questi tre passi
Primo, accettare di partire l'intensità della fornace ardente. Guardate, quando uno si sente preso dall'amore di Gesù, è un continuo patire. Perché? Perché uno si sente così bisognoso del suo amore. Uno si sente così assetato di questo suo amore. Ecco la intensità della fornace ardente, che è il cuore di Gesù. Siamo nel mese di giugno, dedicato al cuore di Gesù, entrare nella fornace ardente. Poi dice, rimodellare tutto nella sua anima. Cioè, poco a poco la sua anima cambia. Il Signore la rimodella, cioè fa un differente modello. E questo modello viene fatto secondo la fucina della mia divina volontà, cioè secondo quello che veramente Lui vuole, non quello che noi vogliamo. Ecco, vedete, la fornace ardente. Poi dice la trasformazione, la rimodellazione secondo la fucina della sua divina volontà. Belle queste parole di Gesù. Però dice, perché ciò avvenga, basta che l'anima si offra al mio amore e resti umile, serena e quieta, mentre io la purifico e la trasformo alla mia presenza. Pensate, tutto questo è possibile quando noi non facciamo niente. Non dobbiamo fare niente di tutto questo. Lui dice solamente, dice, mettetevi alla mia presenza al mio amore umile, sereno, quieto, mentre io la purifico e la trasformo solamente quando rimane alla mia presenza. Voi sapete che solamente stare alla presenza di Gesù, Lui ci rimodella, Lui ci purifica, Lui ci trasforma. Ecco la bellezza, il segreto dell'adorazione eucaristica. E poi continua un po', come sempre dice, se solo le anime conoscessero il potere di purificare e trasformare che emanano dai miei tabernacoli. Sentite, dai miei tabernacoli, è lì la potenza, la gloria. Ve lo ripeto ancora, se solo le anime conoscessero il potere di purificazione e di trasformazione che emanano dai miei tabernacoli. Ecco, questo è importante, questo è bello, questo è molto forte. Ricordate che anche stare solamente seduti di fronte al tabernacolo, tutto questo esce dal tabernacolo e trasforma la nostra vita. Poi Gesù continua e dice, se solo i miei sacerdoti lo sapessero, si affretterebbero alla mia presenza, rimarrebbero lì, aspettando che io faccia in loro ciò che da loro stessi non possono fare. Ecco, vedete, anche Gesù ci chiama, soprattutto noi sacerdoti dovremmo essere i primi, lì di fronte al tabernacolo. Se solo i miei sacerdoti lo sapessero, si affretterebbero alla mia presenza e rimarrebbero lì, aspettando che io faccia in loro ciò che da loro stessi non possono fare. Ecco, dobbiamo lasciare fare a Gesù. Non è che dobbiamo fare sforzi immensi, no. Dice, se solo sapessero. E poi Gesù continua. È la semplice preghiera di adorazione che rende adatto un sacerdote al suo sacro ministero. Questo è forte, forte. La semplice preghiera di adorazione rende il mio sacerdote adatto
al suo sacro ministero. Wow. Perché gli dà un cuore puro e correggendo tutto ciò che è incompatibile con la mia santità divina e con il mio amore sacerdotale nella sua vita. Perché, dice, di fronte a lui, ecco quello succede. Ci dà un cuore puro a noi sacerdoti. Ci corregge quello che non è compatibile con la sua santità. Cioè quello che non va bene nel nostro ministero. Questa via di santità attraverso l'adorazione è un segreto rivelato ai miei santi nei secoli passati. Ecco quello che Gesù ha rivelato ai santi, questa adorazione. Ed è un dono che io offro ai miei sacerdoti in questi tempi di impurità, di persecuzione e di oscurità. Ecco, vedete, queste parole, ricordatevi, sono state dette da Gesù nel 2011, solo 12 anni fa. E Gesù sapeva che dovevamo passare tutta questa grande crisi nei sacerdoti. E se sentite, 12 anni fa lui ha detto questo. Dice, questa via di santità attraverso l'adorazione è un segreto rivelato ai miei santi nei secoli passati ed è un dono che io oggi offro ai miei sacerdoti in questi tempi di impurità, di persecuzione e di oscurità. E poi lui spiega e dice, per vincere l'impurità io darò loro una purezza splendente che risplenderà davanti agli occhi del mondo come testimonianza dell'amore divino. L'amore divino. Per vincere la persecuzione io darò loro una forza virile e questa è risolutezza di intenti che confonderà coloro che tramano la loro rovina. Per vincere l'oscurità io darò loro una chiara luce con cui ordinare i loro passi e vedere quali sono le scelte che ti prego di inviare, vi prego di inviare al mio cuore. Ecco, bella, bella questa qui. Poi, quasi alla conclusione, dice: il tempo trascorso in mia presenza non è un tempo perso. Questo l'ho pensato anch'io molte volte, purtroppo. Pensato che io dovevo preparare la predica, dovevo preparare la conferenza, il ritiro, dovevo preparare il meeting, l'incontro, dovevo guardare le amministrazioni, le finanze. Invece, sentite quello che dice Gesù, il tempo trascorso in mia presenza non è tempo perso. Anzi, dice, è il fondamento e il sostegno di ogni parola annunziato dal mio sacerdote nell'esercizio del suo ministero. È il segreto di un'azione sacerdotale soprannaturalmente feconda che porta frutti che durano per sempre. Ecco, allora, vedete, Gesù dice l'adorazione non è tempo perso, soprattutto per i sacerdoti, ma dice è sostegno di ogni parola pronunciata dal mio sacerdote. Le mie parole valgono 10 volte di più se io ho fatto l'adorazione. Poi dice anche è il segreto di un'azione sacerdotale soprannaturale. Perché? Che io posso dare tante parole, fare tanti gesti, organizzare tante azioni, però se non c'ho l'adorazione prima, non vale niente, non produce niente nell'anima. Sono parole che passano e volano via. Invece, come dice Gesù, è il segreto dell'azione pastorale, sacerdotale, è proprio questa. Perché con l'adorazione le mie parole possono produrre un effetto soprannaturale nelle anime. Se questo è per il sacerdote che ho scelto per lavorare nella vigna della mia Chiesa, quanto più deve essere vero per coloro che ho scelto e messo da parte per vivere come claustrali. Ecco, qui è una bellissima
nota, perché allora ora comprendiamo il valore delle suore di clausura, dei monaci nei monasteri. Ecco qui, questo è il valore, perché le parole dei sacerdoti non valgono niente se non c'è di dietro questa forza soprannaturale. E chi può avere questa forza soprannaturale? Sono proprio, come dice Gesù qui, le claustrali, cioè le anime che si tolgono dal mondo per dedicare solamente all'adorazione. Tutta la loro vita, tutto il loro giorno viene dato all'adorazione. Poi continua e dice, un'adorazione, dice, nel cenacolo con la mia Santissima Madre e con San Giovanni, mio discepolo prediletto. Ecco, qui c'è qualcosa di particolare, vero, proprio di questi messaggi che Gesù ci dà. Voi sapete che Gesù ha chiesto a questo monaco di fare un monastero particolare in Irlanda, dove è apparsa la Madonna, San Giovanni Evangelista e San Giuseppe, ecco. Quindi mi sembra che sia Stock, il paese in Irlanda, e proprio hanno fatto un centro proprio di questa spiritualità di adorazione lì in questo santuario. Immaginate, in altro posto Gesù ha detto, avrei piacere che tutti i sacerdoti venissero su questo santuario. Immaginate voi, Gesù invita tutti i sacerdoti. Ecco, allora dice qui, perché il posto più bello dell'adorazione è tra Maria e San Giovanni. Ecco, dice, Giovanni era molto a suo agio nella mia presenza eucaristica e in compagnia di mia madre. Ecco, immaginiamo San Giovanni Evangelista, dopo che si sono ritirati lui e la Madre di Dio, Maria Santissima, a Efeso. Vivevano tutti e due nella stessa casa. E immaginate Giovanni che celebrava la messa, l'Eucaristia ogni giorno. E Giovanni che metteva proprio l'Eucaristia lì nel tavolo della loro cucina, tra Maria e Giovanni e Gesù. Ecco perché Gesù dice qui, Giovanni era molto a suo agio alla mia presenza eucaristica e in compagnia di mia madre. Giovanni ha compreso meglio e più degli altri apostoli i misteri che ho istituito nel cenacolo la notte prima di soffrire. Ecco qui. Guardate che Gesù non ha istituito solo l'Eucaristia, ma ha istituito tanti miracoli. Per esempio, tutta l'idea dell'adorazione eucaristica, l'idea della fornace del suo amore, l'idea della fucina di trasformazione, l'idea della presenza continua in mezzo a noi attraverso l'Eucaristia. Tutto questo è stato creato da Gesù l'ultima notte prima di essere crocifisso. Dice, Giovanni è stato il primo di una lunga fila di sacerdoti eucaristici chiamati ad amarmi nella mia presenza eucaristica, vicino al mio cuore e nello splendore del mio volto. Ecco, vedete, queste tre parole Gesù ripete continuamente. La mia presenza eucaristica, il mio cuore eucaristico e lo splendore del mio volto. Ecco, queste sono meraviglie, meraviglie che il Signore ci ha lasciato. E concludiamo, dice, questa è la grazia particolare che San Giovanni condividerà con coloro che, rispondendo alla mia chiamata, troveranno la loro strada verso il cenacolo di adorazione che sto facendo nascere come organismo vivente nella mia Chiesa, animata dallo Spirito Santo e formato nel cuore di mia Madre Immacolata. Ecco, qui Gesù annuncia qualcosa di molto bello. Dice che lui va a costruire, a iniziare cenacoli di adorazione che stanno nascendo, dice, come
organismo vivente nella mia Chiesa. Che vorrà dire questo? Questi cenacoli di adorazione come organismi viventi nella mia Chiesa, che è animata dallo Spirito Santo e formata nel cuore di mia Madre Immacolata. Sii fedele dunque a quest'opera alla quale ti ho chiamato. E io ripeto questo anche per voi, voi che mi ascoltate. Se qualcuno si sente chiamato, chiamato o chiamata a questa vita di adorazione, sii fedele, dice Gesù qua, sii fedele a quest'opera alla quale ti ho chiamato. Devi solo cooperare con me, perché io ti conduco e ti guido. Agisci con coraggio, confidando nel mio potere per confermare e rettificare tutto ciò che fai per amore mio, con un cuore puro e uno spirito umile. Bene, carissimi, penso che queste parole sono molto belle, molto forti e molto profonde. Però è un invito di Gesù. Non è solamente così una conferenza o un ricordo. No, no, è un invito che Gesù ci fa oggi per la sua Chiesa. Ripeto ancora una volta, dice, voglio far nascere cenacoli di adorazione come cellule viventi nella mia Chiesa. Questa è una cosa importante. E dove? Animata dallo Spirito Santo e formata nel cuore della Vergine Immacolata Maria. Bene, carissimi, continuiamo questo bellissimo viaggio nell'adorazione eucaristica, perché è il Signore che ci guida. Che il Signore Onnipotente vi benedica tutti e le vostre famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Bye bye. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò